Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo spazio elettorale di Controluce, Controluce speciale elezioni amministrative a Teramo con i candidati consiglieri. Non rubo tempo, vi presento subito gli ospiti che sono qui con me, a cominciare da Pina Ciammariconi, Ciammariconi del Movimento 5 Stelle di Teramo, in appoggio al candidato sindaco Gianguido D'Alberto. Buonasera, buonasera Pina Ciammariconi. Buonasera. E poi il buonasera, il saluto e il ringraziamento va a Paolo Brizzi, della lista Futuro In. Buonasera a tutti. In appoggio al candidato sindaco Carlo Antonetti. Buonasera e benvenuto. Grazie. E il buonasera e il benvenuto va a Giovanni Luzzi, della lista Teramo Protagonista, in appoggio alla candidata sindaca Maria Cristina Marroni. Buonasera, buonasera Luzzi, buonasera. Grazie. Allora ci siamo, partiamo con i nostri ospiti. La prima sollecitazione, alla prima sollecitazione risponderà per prima Pina Ciammariconi, che è consigliere comunale uscente e si ricandida, e indaghiamo intanto noi perché si ricandida, e anche una presentazione del candidato, di Pina Ciammariconi, che cosa fa. Ovviamente a Teramo la conosciamo, però magari non tutti la conoscono. Prego, 2 minuti e 40 per rispondere. Grazie dell'invito, sono Pina Ciammariconi, lavoro alla scuola, all'Istituto Tecnico per Geometri Carlo Forti. È la seconda volta che mi candido, esco da questa esperienza dei 5 anni passati all'opposizione, ed è stato veramente un onore per me rappresentare i cittadini teramani, e ci sono delle cose che ho in sospeso e vorrei tanto portarle a termine, ed è per questo motivo che mi candido questa volta appoggiando il sindaco D'Alberto. Quindi perché ha fatto intanto questo... Perché questo cambiamento? I 5 Stelle erano andati da soli l'altra volta, eravamo, no? Con un candidato sindaco. Sì, eravamo andati da soli, e questa volta abbiamo deciso, confrontandoci con il sindaco D'Alberto su alcuni temi del programma, abbiamo visto che ci sono dei punti, diversi punti che condividiamo, quindi abbiamo deciso di non disperdere energie, di non disperdere voti e di fare questa alleanza. Ancora 1 minuto e mezzo, se ci può anche dire quali sono questi punti in comune, se vuole. Certamente, iniziamo dall'ospedale, che noi per anni siamo stati i primi a Teramo, mi piace ricordarlo, a raccogliere le firme per non delocalizzare il Mazzini. A parte il fatto che poi so che ci sarà una domanda, sì, sull'ospedale. Infatti, si concentri più sugli altri punti in comune. Certamente. Sì. Noi abbiamo diversi temi. Uno è quello di cominciare con le comunità energetiche anche nel nostro comune. Comunità energetiche che porteranno dei risparmi sulle bollette dei cittadini e che sono anche una novità a difesa dell'ambiente, perché si parlerà di un altro tipo di energia. E poi abbiamo anche, vogliamo portare avanti il tema della ludopatia, vogliamo che si accorcino i tempi di funzionamento delle sale gioco, perché sappiamo che quello della ludopatia è un problema molto grave per la città di Teramo. E speriamo che ci sia, e siamo fiduciosi perché già abbiamo visto l'inizio, anche un'attenzione particolare alle frazioni, che sono il cuore pulsante di questa città, e non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei borghi e delle frazioni bellissime. E poi vorremmo ancora che si attuasse il baratto amministrativo, e quindi che i cittadini avessero altre possibilità. Grazie, ho cercato di integrare la domanda perché aveva utilizzato pochissimi secondi Pina Ciammariconi, lo farò anche con voi se non riuscirete a utilizzarli tutti. Allora, adesso Paolo Brizzi di Futuro In, in appoggio al candidato sindaco Carlo Antonetti, la sollecitazione è la stessa, una presentazione del candidato e i motivi della sua candidatura. Prego. La ringrazio molto e grazie per l'invito. Io sono Paolo Brizzi, ho 43 anni, sono coniugato, sono un papà di 2 ragazze e ho deciso di vivere a Teramo liberamente. Liberamente perché non sono nato qui, ma sono nato a Roma. Ho scelto di vivere qui perché mi sono sposato qui. Pensavo che fosse un passaggio
abbastanza breve, ma devo essere sincero, ci sono rimasto ben volentieri e sono orgoglioso di poter vivere in questa città e di far crescere le mie figlie. Sono un imprenditore nel mondo dei servizi e nel mondo delle energie, chiaramente sono imprese che lavorano su tutto il territorio nazionale, ma chiaramente Teramo io spero abbia l'onore di poter ospitare le sedi legali della maggior parte delle mie attività. Sul motivo per cui mi candido non è assolutamente, non mi sono regalato una sorpresa, ma fin da quando portavo i pantaloni cortissimi per me la politica è stata una passione enorme. Credo di aver studiato, di aver coltivato le passioni che riguardano la storia contemporanea, la politica della Prima Repubblica, degli anni 60, gli anni 70, il periodo di piombo, il passaggio che c'è stato critico tra la Prima e la Seconda Repubblica. Credo di avere una grandissima passione per il mondo delle organizzazioni politiche, del sociale. E la maturità che ho riscontrato in questo periodo, anche dopo l'avvio faticoso dell'attività delle partite IVA, che è un lavoro faticosissimo, credo che sia arrivato il momento di poter mettere a disposizione la mia maturità, le mie competenze, le esperienze di vita professionale e familiare al cospetto del fabbisogno della comunità teramana e della città di Teramo. E in questo percorso mi sta rendendo una persona molto felice, gratificata chiaramente, perché servire i propri cittadini e mettere a disposizione le proprie idee ma confrontarle con l'opinione pubblica per me è una grandissima sfida che mi appassiona e mi fornisce una motivazione davvero molto, molto grande. Grazie. Allora, arriviamo a Giovanni Luzzi della lista Teramo Protagonista in appoggio alla candidata sindaca Maria Cristina Marroni. La presentazione di Giovanni Luzzi e le ragioni della candidatura, perché si ricandida in questo caso? Sì, qualcuno sicuramente già mi conosce, in quanto per me questa è la quarta consigliatura, oltre le due che ho già fatto in provincia, perché sono anche consigliere delegato alla provincia di Teramo, al PNRR, ai fondi strategici, diciamo, di cui oggi tanto si parla. Ho una bambina che si chiama Stella, che mi è molto legata, e una moglie che si chiama Paola, e quindi mi ricandido perché oltre che dare esperienza che credo, diciamo, in tanti anni che ho maturato all'interno, diciamo, di diverse consigliature, mi ricandido con la Marroni perché sono sempre legato a quei principi di legalità e trasparenza e di cambiamento che ad oggi purtroppo ancora non vedo realizzati. Faccio un esempio, da pochi giorni, diciamo, parliamo della delibera numero 12 del 2023, gennaio, nella quale l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, quindi una cosa abbastanza importante, cita testualmente: riscontrate molteplici violazioni del principio di rotazione e del più generale principio del favor participationis, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell'agire della pubblica amministrazione. In queste poche righe noi vediamo che ad oggi pochissimo è cambiato. Di 42 affidamenti appalti ci sono state solamente due gare nel comune di Teramo, ben 89 affidamenti diretti. Quest'anno si è speso oltre 1.300.000 euro di affidamenti diretti senza gara ad associazioni per manifestazioni varie, ludiche, eccetera. Quindi questo a noi non piace, perché vede, si parlava tanto male del passato, però ad oggi non è cambiato nulla. Quando il sindaco oggi sul Messaggero dettava quali erano i suoi principi per la nuova campagna elettorale, dettava tutto quello che aveva, diciamo, in mente di fare, di svolgere nel prossimo mandato, ci siamo accorti di una cosa, che lui parlava di programmazione, ma ad oggi manca un piano urbano del traffico, manca un piano urbano della mobilità, manca un piano del verde, manca il PEBA sulle barriere architettoniche, tutto quello che è programmazione non è stato fatto, ok? Quindi 240 milioni di euro fermi in bilancio, su 33 scuole 32 non sono a norma, ed è per questo che noi siamo convinti che un nostro apporto possa sicuramente dare un contributo importante. Grazie, grazie, grazie a tutti intanto per stare nei tempi in precisione, perché mi rendo conto che quei numeri rossi sono un po' una sorta di spada, però insomma ce la facciamo tranquillamente. Allora, adesso la seconda sollecitazione, risponde per primo
il candidato alla carica di consigliere comunale a Teramo, Paolo Brizzi di Futuro In, in appoggio a Carlo Antonetti. Facciamo la foto di Teramo, no? Dell'attualità, come vede Teramo e che giudizio dà dell'amministrazione d'Alberto, del lavoro svolto dall'amministrazione d'Alberto. Prego. Ma il mio giudizio su questa amministrazione è assolutamente un giudizio negativo, ma chiaramente si muove all'interno di un recinto che è politico e amministrativo. Chiaramente sulle persone non ho alcuna critica da muovere, ma chiaramente sull'amministrazione in senso stretto ho nutro dei grandissimi dubbi e soprattutto ho visto un'amministrazione ed una giunta poco coraggiosa. Un'amministrazione e una giunta che hanno avuto delle grandissime opportunità, la maggior parte delle quali scaturiscono da criticità, quali il terremoto, la grandissima nevicata, il Covid, ma come si usa dire in gergo, da delle criticità ne nascono tantissime opportunità e queste opportunità purtroppo io non le ho viste. Come diceva prima il candidato Luzzi, su alcuni argomenti tipo le scuole, nonostante dei grandissimi fondi messi a disposizione sull'edilizia scolastica e per la sicurezza dei nostri bambini è stato fatto davvero molto molto poco. Anche sulla rappresentanza, Teramo è un territorio bellissimo, è un capoluogo delle quattro dell'Abruzzo, chiaramente io individuo in questa giunta e in tutta la classe dirigente politica di non aver mosso un dito quando il collegio teramano politico è scomparso dai radar. Qui c'è la consigliera, la signora Pina Ciammariconi, che è rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ha governato nella politica dei due forni a livello nazionale con la Lega e con il PD, e lo stesso partito della signora Pina quanto il partito del sindaco Gianguido D'Alberto hanno delle grandissime responsabilità per aver fatto scomparire il collegio elettorale di Teramo. Tant'è che oggi noi non abbiamo una rappresentanza politica, ma nel corso di questa, diciamo, trasformazione dei collegi elettorali io non mi ricordo di aver sentito un'opinione che andasse contro quanto deciso dal Parlamento. È una gravità infinita perché abbiamo perso la rappresentanza e il perdere proprio la rappresentanza e la centralità di un capoluogo io credo che sia la colpa più grande di questa amministrazione. Grazie Brizzi. Allora, stessa sollecitazione per Giovanni Luzzi della lista Teramo protagonista in appoggio a Maria Cristina Marroni. La domanda sarebbe? La domanda è una valutazione, la fotografia di Teramo adesso oggi, e il giudizio sull'amministrazione d'Alberto. Ok, Luzzi, guardi, io l'ho già espresso nella precedente conversazione. Io oggi parlo per la mia persona, ma credo che sia fattore comune, non vedo questo cambiamento, non vedo assolutamente che si sia fatto qualcosa di nuovo. Basta vedere gli edifici pubblici, no? La ricostruzione pubblica in questa città è completamente ferma. Ad oggi non c'è un'opera pensata, finanziata e realizzata da questa amministrazione, il che è grave. Infatti sono tre mesi che il sindaco D'Alberto fa le foto con il Castello della Monaca, che ricordiamoci è stata un'opera appaltata e finanziata per 2,5 milioni di euro da Maurizio Brucchi. Ora, come i fondi della Carlo Febbo che erano precedenti, opera meritoria l'averli recuperati e spesi, mi viene in mente la scuola di Villaripa, no? L'unica scuola realizzata per 12 alunni, anche questa è un'opera appaltata e finanziata da Maurizio Brucchi. Quindi se si parla di cambiamento, noi oggi in questa città non lo vediamo, vediamo solo le chiese ristrutturate per opera meritoria del nostro carissimo Vescovo. Il Palazzo Civico ne è un esempio, lei pensi che alcuni comuni come quello di Torricella l'hanno demolito e ricostruito. Ad oggi il Palazzo Civico, che doveva essere la prima opera realizzata di questa città, ridare questa importanza, no, all'assise civica, ad oggi è ancora terremotato. Di cosa parliamo? Di cosa stiamo parlando? 240 milioni di euro fermi, non c'è una gara. Adesso vi porto a testimonianza l'ordinanza 6 che aveva dato poteri speciali, parliamo dell'ordinanza del maggio 2021 e ne ho qui testimonianza. Di questa ordinanza si davano al sindaco che doveva realizzare queste opere entro il 2023, che sono il Braga, che ancora oggi paga 100.000 euro di affitto e sta per il Corso San Giorgio, doveva essere realizzato in 19 mesi, niente, la
Jacobis 16 mesi, nessuna realizzazione, la Savini 18 mesi, nessuna realizzazione, la San Giuseppe in 25 mesi, nessuna realizzazione, Villa Ripa l'abbiamo detto, l'unica scuola realizzata perché grazie all'appalto di Brucchi, e la Molinari che deve essere realizzata entro febbraio 2023 ed oggi è ferma. Questa è l'ordinanza 6. Quindi di queste opere il commissario aveva detto: ecco Gian Guido, ti diamo i soldi per realizzare queste cose, falle veloci, ok, parlo in modo molto semplice per farci capire ovviamente, facciamole velocemente, perché altrimenti ci sono anche i poteri sostitutivi, ok? Ad oggi di queste opere di cui il sindaco aveva poteri speciali, cioè derogava al codice degli appalti, siamo completamente fermi. Grazie. Grazie Luzzi. Allora adesso chiude il giro di questa, per questa seconda domanda, Pina Ciammaricone del Movimento 5 Stelle in appoggio al candidato sindaco Gian Guido D'Alberto, una valutazione dello stato attuale di Teramo. Noi scattiamo la foto di Teramo e il giudizio sul lavoro dell'amministrazione. Non si deve andare troppo indietro con il tempo, basta tornare a qualche giorno fa e vedere che sotto al parco fluviale, proprio in occasione del concerto Aspettando il primo maggio, c'era una capienza che andava oltre, non si poteva, tante persone, tanti cittadini venuti anche da fuori non sono potuti entrare perché non era più possibile per motivi di sicurezza. Mi piace ricordare che Teramo era veramente una città grigia, non c'era niente, se prima si voleva vedere qualche spettacolo, si voleva andare a qualche concerto, bisognava spostarsi nella vicina Ascoli o a Pescara, adesso invece sono gli altri che vengono da noi, basta ricordare il concerto di Max Pezzali, i numeri fatti, le piazze piene che abbiamo visto ultimamente, gli eventi per il Natale teramano, prima non ci accorgevamo più neppure che fosse Natale, anche la Natura Indomita, sono tante le cose che sono state fatte per ridare vita a questa città. Mi piace ricordare anche che ci sono continue mostre all'Arca, mi piace ricordare che ci sono stati 2 anni in cui a Teramo, come in tutto il resto del mondo, abbiamo avuto una pandemia, il Covid, che certamente ha bloccato tantissime cose. Mi piace anche ricordare al collega Luzzi che per ricostruire ci sono dei tempi tecnici e che ci sono tanti progetti pronti che devono partire. Il collega prima ricordava del commissariamento, è bene anche ricordare come è stata presa questa città, in quali condizioni e quello che è stato fatto. Mi piace ricordare quello che tutti abbiamo sotto gli occhi, la trasformazione della Team, che prima era un ente politicizzato, adesso invece è diventata una società in house, tutta pubblica. Con un contratto. Un attimo. Io non l'ho interrotta prima. Le conclusioni. E poi anche che finalmente siamo riusciti a legalizzare la cooperativa della Tercop, che andava davanti da decenni con delle proroghe senza contratti. Quindi mi piace quello che è stato fatto e quello che si farà ancora. Benissimo, grazie per stare nei tempi. Sì, poi avete nei vostri spazi motivo di replicare qualcosa che avete. No, non c'è problema, non c'è problema. Adesso parte a rispondere Giovanni Luzzi della lista Futuro. La lista Teramo protagonista, scusate, in appoggio alla candidata sindaca Maria Cristina Marroni. Nuovo ospedale di Teramo. Dove farlo e chi deve decidere? Luzzi. Intanto parto subito con una piccolissima replica, che quelle feste, diciamo, che nascondono l'inoperatività totale di questa amministrazione, cioè zero gare. Cioè su 42 affidamenti sono state fatte solo 2 gare, peraltro della Marroni, sulle mense e il trasporto scolastico, diciamo queste. Quelle feste di cui parlava la consigliera Ciammaricone sono costate oltre 1 milione di euro dei nostri soldi nel 2022 e altri milioni negli anni precedenti, cosa che in confronto a quello che hanno speso Chiodi e Brucchi negli ultimi due mandati parliamo di un centesimo. Va bene. Tolto questo, parliamo dell'ospedale di Teramo. Quindi, dove farlo? Quindi 5 anni ancora si parla di che cosa faremo e di che cosa costruiremo in questa città. Sono passati 5 anni di 0 opere. Ora, su D'Alberto, mi deve togliere la soddisfazione, purtroppo il tempo è tiranno. Ecco, D'Alberto, documento del centro,
targato 20 gennaio 2022. Il sindaco favorevole alla soluzione Piano Daccio. Benissimo. Benvenga la realizzazione del nuovo ospedale a Piano Daccio, ma solo se nell'area Mazzini resteranno importanti servizi sanitari, quindi l'ha dato già per scontato. Questa in sintesi la posizione del sindaco Gianguido D'Alberto. D'Alberto infine si rivolge il fronte del no a Piano Daccio. Non ci avvitiamo in battaglie di retroguarda. Questo è quello che dichiarava il sindaco D'Alberto a gennaio 2022, resosi conto della difficoltà non solo del dialogo con i 5 Stelle, che in Consiglio Comunale ovviamente avevano preso una posizione chiara come l'avevamo presa noi, perché ricordiamoci che il sindaco ha bocciato anche la mia mozione, la nostra mozione, il nostro gruppo consigliare sul fare un referendum, ok? Quindi e anche quando gli abbiamo detto che poteva fare un sondaggio secondo il regolamento che lui stesso aveva portato in Consiglio Comunale, ce l'ha bocciato. Quindi ovviamente il sindaco D'Alberto ha cambiato posizione dal 20 gennaio 2022 ad oggi. Perché Luzzi, abbiamo ancora 40 secondi, intanto vostra, sì. Abbiamo 40 secondi, la nostra posizione rimane ferma sul Mazzini, ovviamente, l'abbiamo detto più volte in campagna elettorale, senza dubbio siamo orientati a vedere quella che sarà la progettazione dell'ASL, perché ricordo che questa è un'operazione targata Regione e ASL, quindi e noi agiamo solo sulla variante. Chi deve decidere sul luogo? Noi sulla variante ovviamente decide il Consiglio Comunale, però per quanto riguarda la decisione del nuovo ospedale spetta alla Regione, che già si è espressa sul Piano Daccio. E quindi il prossimo sindaco avrà la necessità di dialogare con gli enti sovraordinati. Grazie anche per stare sempre nei tempi. Allora, il nuovo ospedale di Teramo, dove farlo e chi deve decidere? Pina Ciammariconi dei 5 Stelle in appoggio ad Alberto. Il nuovo ospedale è una materia prettamente regionale. I soldi per noi devono essere pubblici, perché la sanità, noi andiamo avanti con e vogliamo che la sanità sia pubblica. La Regione questi soldi ad oggi non li ha, quindi stiamo parlando del nulla al momento. Se deve essere fatto il nuovo ospedale, bisogna considerare la questione che prima di questa amministrazione il sito di Villa Mosca non era neppure inserito tra i siti che dove si sarebbe potuto realizzare questo ospedale. In questa amministrazione abbiamo votato la riammissione del sito di Villa Mosca tra quelli da analizzare per realizzare il nuovo ospedale. Questa è già una conquista. Noi abbiamo parlato con il sindaco D'Alberto per quanto riguarda questa cosa, perché è insieme, adesso siamo una squadra, noi abbiamo avuto delle rassicurazioni, io rispondo per quello che diciamo noi e può darsi pure che il sindaco, come tutte le persone, possono aver cambiato in corso d'opera dei modi di vedere. A me interessa quello che è scritto adesso realmente. Adesso dove vuole farlo la coalizione di cui fa parte? Certamente a Piano Daccio. Un errore. No. È stato un lapsus. Perché la posizione della Ciammariconi la conoscevamo, quindi è stato un lapsus. Mi pare, siamo stati i primi a raccogliere le firme e comunque. Quindi a Villa Mosca voi, sì, tutta la coalizione lo vuole a Villa Mosca. Approfitto per dire che da sempre, anche in Consiglio Comunale, faccio fatica quando c'è qualcuno che gesticola o si muove e Luzzi mi ha un pochettino. Non lo faceva con cattiveria. Non però, lo faceva con cattiveria. Comunque, ripeto, noi vogliamo che il nuovo ospedale si realizzi a Villa Mosca e lo gridiamo con forza, però l'importante è che si faccia con soldi, che ci siano veramente, che siano soldi pubblici e che non si vada a chiedere soldi in prestito aprendo qualche mutuo oppure con un project financing. E invece bisognerebbe dare molta più attenzione ai territori e potenziare i territori, magari con distretti che abbiano personale e macchinari, per cercare di snellire quello che è il problema di tutti i cittadini teramani, che è quello delle liste d'attesa. Quindi bisogna vedere ben altro prima di il tempo. Mi scusi, chiedo scusa a tutti. Vi ricordo sempre di guardare il tempo, però aveva concluso comunque la sua risposta e il suo ragionamento. Chiude questo giro e anche la prima parte del nostro controluce amministrative. Paolo Brizzi di Futuro Inn in appoggio a Carlo Antonetti. Nuovo ospedale di Teramo, dove farlo e chi decide?
Le rispondo subito, però vorrei tornare un po' indietro, ma non vorrei, ecco, Prego. dibattere semplicemente con la signora Ciammariconi, ma dibatto con lei perché lei è in maggioranza e fa parte di una maggioranza uscente che si ricandida È apparso Giovanni Luzzi, però. Ah, sì, che si ricandida, in questi secondi Prego, ripetiamolo, no? Che si ricandida nuovamente a guidare il comune. Lei ha parlato di tantissime feste, di concerti, di mostre, bene, e io le dico che dopo il divertimento dobbiamo anche pensare, diciamo, a fare le cose serie. Quindi mi sarei aspettato da questa maggioranza di venire a parlare qui di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone diversamente abili, del parcheggio, dei problemi delle zone industriali, dei problemi della riqualificazione energetica, dei problemi della ricostruzione. E quindi, grazie mille alla Giunta per averci fatto divertire, di averci fatto passare delle serate in compagnia, ma credo che per le attività ludiche non si possa, diciamo, venire qui e autodichiararsi competenti a poter continuare ad amministrare questa città. Per quanto riguarda L'ospedale. l'ospedale, parliamo di una cosa molto seria. Parliamo della sanità di tutti gli utenti della città e di gran parte della provincia. Quindi non può essere un'argomentazione che può essere, diciamo, strutturata su polemiche politiche. Ad oggi questa amministrazione non ha deciso nulla, mi sembra di capire, anzi c'è stato anche un cambio di orientamento sulla location dell'ospedale. Parliamo, come dicevo, di sanità pubblica. Quindi quando parliamo di sanità pubblica è chiaro che dobbiamo prendere in considerazione innanzitutto il bene primario della cura degli nostri utenti, dei ragazzi, dei bambini, delle persone anziane. Quindi la nostra posizione in tal senso è di fermarci assolutamente, di ridare la palla agli enti, di interrogare e confrontarci con i cittadini, ma soprattutto confrontarci con il personale specializzato, i medici. Una volta, molto velocemente, raccolta tutti i punti di vista, dovremmo metterci a ragionare seriamente sulla location dell'ospedale, ma l'interesse principale è la salute della nostra comunità. Quindi su questo argomento non possiamo assolutamente indirizzarlo su una banalissima polemica politica. Quindi Brizzi, al momento non avete scelto per Villa Mosca o per Piano Io Daccio. mi Vi auguro che rimettete a un l'ospedale percorso. rimarrà a Teramo, ma il percorso deve essere chiaro, È netto chiaro. e con delle indicazioni sostenute da prove intangibili. Benissimo, grazie. Allora, possiamo chiudere qui la prima parte della nostra trasmissione. Diamo la linea alla regia. Breve stacco pubblicitario e poi torniamo insieme. Della città. Eccoci qua che rientriamo. Allora, andiamo con un'altra sollecitazione per i nostri ospiti. Parliamo di vocazioni, se Teramo è una vocazione in particolare, sportiva, culturale, industriale, enogastronomica. E se questa vocazione, se c'è o se deve essere potenziata, è attraverso quali opere? Pina Ciammariconi. Noi abbiamo la fortuna di avere una città che è molto molto vivibile, che ha molti borghi e molte frazioni, e abbiamo una tradizione gastronomica eccellente. Noi abbiamo la fortuna di essere a due passi dal mare e a due passi dalla montagna. Da noi veramente si può fare di tutto. E mi piace che questa amministrazione uscente abbia iniziato a dare dei segnali di importanza anche alle frazioni, e che questo sarà il futuro. Bisogna ricollegare le frazioni e rimettere in luce tutto quello che di caratteristico queste frazioni hanno. Altro non. Ci sarebbe tantissimo altro da dire. Questa innanzitutto è una delle prime cose. E poi certamente, ecco, per esempio mi viene anche da Prego. pensare Ci può che, legare anche le opere pubbliche che il Comune già ha avviato, magari per la cultura, per quello che. infatti mi viene da pensare all'importanza. Finalmente, e l'altro giorno è stata proprio inaugurata la statua a ricordare Ivan Graziani, che può piacere o non piacere, perché è una questione
un'espressione di gusti, ma è certamente un atto dovuto per i cittadini teramani. Abbiamo una persona, un personaggio che ci rappresenta a così alto livello e nulla era stato ancora fatto. Il Castello della Monica, che certamente sarà un motivo per i turisti per venire a Teramo, era un castello pieno di erbacce, era chiuso al pubblico e finalmente la città ce l'ha di nuovo, e quindi questo va sicuramente sponsorizzato. Abbiamo visto anche come è stata ripristinata la Pinacoteca, finalmente è stata riaperta. Sono tante le cose che sono state fatte, sono il Teatro Romano che finalmente verrà messo a posto, sono tantissime le opere di cui possiamo vantarci e che sicuramente ora vedranno una luce diversa. Grazie, grazie a Pina Ciammariconi. Stessa sollecitazione per Paolo Brizzi: se Teramo deve seguire una vocazione particolare e attraverso quali opere secondo il vostro programma? Prego. Il modello chiaramente è un modello chiaro per noi, però se io dovessi votare questa maggioranza per i migliori tagliatori di nastro, chiaramente secondo me la giunta d'Alberto vincerebbe 100-0, senza competitività. Il Castello della Monica, signora Ciammariconi, è stato finanziato, credo, dalla giunta Chiodi, i lavori sono iniziati con Brucchi e questa amministrazione ha semplicemente tagliato il nastro. Sul Teatro Romano non mi sembra che ci siano notizie nuove in arrivo, però chiaramente siamo qui e parliamo della nostra proposta politica, ma questo era un appunto per la cronaca. Teramo ha una grandissima opportunità e l'opportunità passa da una sinergia che ci deve essere tra istituzioni e soprattutto università. Noi abbiamo un centro, l'Istituto Zooprofilattico, che è il migliore in Italia e forse tra i migliori in Europa, e abbiamo un polo veterinario molto performante. È una collaborazione e sinergia tra istituzioni, e quindi comune, università e Istituto Zooprofilattico, potrebbe far nascere a Teramo il più importante polo di veterinaria del centro-sud, e quindi potrà essere un polo che sarà attrattivo di studenti, di giovani, e con l'occasione potrà aiutare a fiorire l'economia di questa attività intorno all'università e intorno agli studi e intorno all'Istituto Zooprofilattico. Teramo ha un'arte culinaria che affonda le radici nella storia, ha un turismo che deve essere rilanciato, ma deve essere rilanciato non soltanto prendendo in considerazione il Castello della Monica, il Le Virtù o il Teatro Romano. Teramo è il capoluogo di questa provincia e Teramo deve rappresentare il locomotore di ogni iniziativa di questa provincia, che vada dalla montagna al mare, deve rappresentare la vetrina di tutti i borghi, come diceva anche la consigliera prima, di tutte le frazioni e di tutte le attività che ci sono sulla montagna e sul mare. Ricordiamoci di Atri quanto è bella, di Castelli, della nostra costa, della nostra montagna. Teramo deve essere la forza locomotrice di questo territorio. E come l'acquisisce? Avendo un'amministrazione e una leadership forte, quello che è mancato in questi ultimi 5 anni. Grazie Paolo Brizzi. Adesso chiude il giro su questa domanda sulla vocazione che deve avere Teramo, attraverso quali opere, se ha più vocazioni questa città, Giovanni Luzzi di Teramo Protagonista per Cristina Marroni. Prego. Intanto ringrazio i colleghi, perché oggi ho scoperto che l'unica opera pubblica che ha fatto il sindaco è la statua di Ivan Graziani, quindi siamo felici e contenti di questo. Io ho girato invece le frazioni in questi ultimi giorni e non credo siano molto contenti, perché il sindaco è stato totalmente assente dalle frazioni negli ultimi 5 anni, a detta di tutte le persone che in questi giorni ho incontrato in tutte le frazioni di Teramo. Parliamo delle vocazioni Teramo Hub culturale e turistica. Ricordiamo che ad oggi il 65% dei siti culturali di Teramo sono tutti chiusi, benissimo, tranne la Pinacoteca Civica, che aveva una piccola perdita d'acqua, e la Sala Ipogea, l'Arca, che è della provincia di Teramo, non è del comune di Teramo, ricordiamo che è un nostro bene della provincia di Teramo, che abbiamo messo a norma in sicurezza. Quindi ad oggi rimane ancora chiuso il Museo Savini, la Sala San Carlo,
Tutte le sale espositive del Comune di Teramo, e anche la Domus del Leone, che è un'opera importantissima in tutto il mondo, ci riconoscono l'importanza, e quindi è chiusa. Avevamo portato il progetto Mazzitti al Comune di Teramo e al sindaco il progetto Mazzitti, che era un progetto assolutamente importante, che avrebbe valorizzato tutti i siti culturali di questa città, anche i parchi archeologici. Ricordiamo che anche quello della Cone è chiuso, quello di Piazza Sant'Anna è chiuso, quello di Madonna delle Grazie è chiuso, tanto per fare qualche esempio, avrebbe riportato dignità culturale in questa città, e il progetto è stato bocciato dal sindaco D'Alberto. Ne abbiamo prove più testimonianze, è andato anche sul giornale. Per quanto riguarda la vocazione enogastronomica, concordo pienamente con il collega, tant'è che abbiamo fatto una mozione, abbiamo portato i nostri prodotti tipici al Cibus di Parma, no? Grazie a una nostra mozione che è stata approvata per fortuna sia dalla maggioranza che anche ovviamente dall'opposizione. Però la vocazione culturale, di cui sempre si parla a Teramo ed è sicuramente importante, non significa non fare nulla per le industrie. Noi pensiamo anche all'istituzione, per non ripetermi con quello che diceva Brizzi, che chiaramente condivido, sui passaggi dell'università e dello zooprofilattico, che sono essenziali, abbiamo pensato anche all'istituzione di una zona francourbana dove detassare completamente la Tari alle nuove imprese, perché chi viene a Teramo deve sapere che ha da parte dell'amministrazione una mano tesa, non una mano chiusa, e ad oggi questo, abbiamo una zona, quella di Sant'Atto, che è completamente abbandonata a se stessa, completamente ormai lo sfracello più completo, non abbiamo più un'area industriale in questa città. Esatto, quindi ad oggi è vero che abbiamo ovviamente più una vocazione culturale, ma non dimentichiamoci quella che è la linfa, cioè delle imprese. Grazie Luzzi, allora andiamo alla penultima sollecitazione, poi l'ultima domanda sarà una sorta di appello elettorale, potrete magari integrare qualcosa del programma del vostro candidato sindaco. Allora, Paolo Brizzi, parcheggi, Team, ricostruzione, stadi, lo stadio Bonolis o il recupero del vecchio stadio comunale, teatro comunale e teatro romano, le frazioni, un po' ne avete parlato, questi temi che infiammano comunque insieme al nuovo ospedale e la campagna elettorale. Prego. Rino, la domanda che mi poni è una domanda abbastanza molto... È un po' vasta. È un po' vasta. Sì, qualcosa però. Quello che io posso dire a voi che ci seguite è che bisognerà lavorare per competenze. Qui non esiste il super sindaco, il super consigliere, il super assessore. Qui si tratta di costruire la migliore squadra possibile. È per questo che in questa campagna elettorale vengono spesso enunciati i valori dello sport del mio candidato sindaco Antonetti, perché lo sport, i valori dello sport consentono la costruzione di una squadra, e come voi ben sapete in queste squadre non tutti hanno gli stessi ruoli, ma ogni ruolo è un ruolo specifico che è dato da delle competenze e da delle azioni strategiche autonome da perseguire. Quello che io vorrò mettere, diciamo, sulla discussione, la domanda che mi hai fatto, sono le mie competenze, e quindi chiaramente io mi rivolgo diciamo, a tutto il mondo dell'imprenditoria, quindi come diceva il consigliere Luzzi, creare le opportunità affinché le aziende vengano a investire qui. E che cosa farei io in questo argomento? Fungerei da vetrina nei confronti del nord e del sud, per dire alle Confindustria, alle altre regioni, ai poli industriali, alle aziende stesse: guardate che il nostro territorio è bellissimo, vi consente di avere dei servizi efficienti, ci sono le infrastrutture che vi permetteranno di far arrivare e di spostare le vostre merci, adotteremo delle detassazioni sui costi fissi per poter investire in questi stabilimenti per far fiorire questa città. Questa è la mia competenza in materia industriale. L'altra competenza è di energia, le comunità energetiche, cioè produrre energia pulita e produrla insieme. Da una parte i cittadini, le industrie e le istituzioni. Fare un'attività di motivazione, di coaching sull'apparato burocratico del comune. Noi cittadini vogliamo i servizi e le indicazioni che ci devono essere date devono essere chiare. In azienda la formazione è tutto, lo spirito motivazionale dell'impiego. Cioè, faccio un passaggio, scusami, chi lavora in comune e ha un contratto a tempo indeterminato è più fortunato di altri che sono precari, ma loro devono darci dei servizi e l'amministrazione deve metterli in condizioni di poter lavorare in modo motivato e preciso. Grazie a Paolo Brizzi. Allora, sono tanti gli argomenti, magari ne può prendere qualcuno. Giovanni Luzzi, parcheggi, tema, ricostruzione, gli stadi, i teatri,
e le frazioni, può fare adesso e anche nell'appello elettorale. Prego. Intanto grazie per la parola. Intanto siamo sicuramente favorevoli a finalmente a ridare anche una ulteriore dignità al nostro parco fluviale, perché quello che diceva prima la consigliera Pina Ciammariconi è vero, nel senso che alcuni pezzi del parco fluviale, cioè 500 metri del parco fluviale, sono stati messi in sicurezza e sono stati gli è stata data una vetrina diversa da come era in passato, ma ricordo ai cittadini teramani che il parco fluviale è lungo dai 10 ai 12 chilometri, non 500 metri del centro, ma il parco fluviale è tutto, quindi ridare dignità a tutto il parco fluviale, perché nella zona Cona è inaccessibile, okay? Non c'è una pista ciclopedonale, non c'è sicurezza, non c'è videosorveglianza, la sera dopo una certa ora non ci si può andare perché diventa anche pericoloso. Allora ecco, questi sono i temi. D'altronde non ci dimentichiamo che il questore ha tirato le orecchie a questa amministrazione nell'ultima convention fatta, nel senso che abbiamo speso milioni in manifestazioni culturali per dare giochi a questi ragazzi di questa città, però poi diciamo non si è investito nulla sulla videosorveglianza. Per quanto riguarda lo stadio, mi consenta. Prego. Allora, questa è una cosa veramente assurda, cioè noi per la prima volta nella storia di questa città il Teramo Calcio gioca a Montorio. E noi abbiamo due campi di calcio, uno che in 5 anni è stato completamente abbandonato e adesso si raccontano menzogne che sarà messa a norma nel giro di qualche mese, ci vorranno almeno altri 5 anni, cari cittadini. Parla del vecchio stadio comunale. E di là abbiamo avuto un PEF che il Consiglio Comunale ha visto, il sindaco ha portato il PEF di Iachini in Consiglio Comunale per poi dopo i nostri interventi, fra i quali mi permetto di considerare anche il mio abbastanza lungo e completo, è stato questo PEF ritirato dalla stessa amministrazione che l'aveva portato in consiglio per l'approvazione. Aveva la maggioranza per approvarlo, l'hanno ritirato e ad oggi neanche i giorni, quei 15 giorni che lo stadio deve mettere a disposizione del comune di Teramo, sono stati sfruttati da questa amministrazione. Abbiamo una cattedrale nel deserto e un campo inutilizzabile. Peraltro la firma sulla curva est, mi consente, le firme sono state raccolte, 5.000 firme da Teramo 3.0 e non da questa amministrazione. Quindi noi siamo stati i primi, ci vogliamo vantare anche di questo. Quindi ad oggi non c'è un'idea chiara sullo stadio, sulla terra, mi consente, il piano industriale 20 secondi. Prevedeva ricavi dal 2023, 24, 25 e 26 sul biodigestore che non esiste, non c'è neanche il progetto, sul forno crematorio che 5 anni è scaduta anche la concessione edilizia e sul piano loculi che è fermo dal 2014. Questi erano i tre pilastri del piano industriale della Teamba presentati in consiglio comunale senza vergogna. Grazie a Giovanni Luzzi. Chiude questo giro, questa sollecitazione, Pina Ciammariconi del Movimento 5 Stelle in appoggio al candidato sindaco D'Alberto. Tanti temi, parcheggi, Team, ricostruzione, gli stadi, teatri e le frazioni. Su cosa vuole puntare l'attenzione? Prego. È importante che quello che il collega Luzzi inappuntabile. Sì. È discutibile per questo, perché è più facile giudicare quando si è fatto qualche cosa e dire non si è fatto, bisognava fare questo. È stato forse il caso, prima non c'era questo problema, perché non c'era, era proprio, Teramo era una città morta e adesso è stato, le ricordo Luzzi, che c'è stata la pandemia, che dopo la pandemia è stato fatto tanto, che ci sono tanti soldi che arriveranno nella nostra città grazie al PNRR, che tu benissimo sai perché ti sei occupato egregiamente di progetti anche per altro, e questi soldi sono tutti pronti per far partire delle opere. Quindi io quello che dico è che bisogna dare fiducia a questa amministrazione che ha già deciso come investire questi soldi, riversandoli in opere già progettate. Ricordo ancora la sede del comune, il teatro romano, il mercato coperto, l'ipogeo, ricordiamoci l'ipogeo com'era, c'è bisogno di tanta manutenzione ed è stato detto che tanti soldi andranno lì, l'edilizia scolastica, verissimo, le piazze di tanti borghi, e mi ripeto ancora, le frazioni, i campetti polivalenti, i campi sportivi, sono stati
stati, questi soldi sono stati già destinati, ci sono dei progetti che sono già pronti, quindi bisogna dare il tempo a questa amministrazione di poterli mettere in campo. Ci sono dei tempi tecnici, quindi è inutile che ci raccontiamo delle, non sono menzogne queste, perché i progetti ci sono e ci sono realmente. Quindi io direi diamo il tempo al tempo e vediamo che cosa faremo. Io sono convinta che queste cose si faranno. I soldi ci sono e bisognava programmare, progettare ed è stato fatto. Bisogna soltanto aspettare i tempi tecnici per metterli in pratica. Grazie Pina Giammaricone. L'ultima sollecitazione è l'appello elettorale. Se volete, perché votare ovviamente la lista e soprattutto la coalizione che rappresentate, e se volete potete mettere altre cose del programma o opere che intende fare il vostro candidato sindaco. Comincia questa volta Giovanni Luzzi. Intanto 5 anni non ho capito, D'Alberto, la stessa Pina Giammaricone, non la comprendo sinceramente. 5 anni per fare che cosa? Per dire spenderemo i soldi fra altri 5 anni? Questo è il senso. Ad oggi non c'è una gara. Non è stata fatta una gara in 5 anni e la pandemia, che purtroppo è avvenuta, Brucchi l'ha subita col terremoto, perché ricordiamoci anche gli eventi sismici 2009 e 2016, ma sono state fonte di risorse esogene in bilancio notevoli. I 200 milioni di euro che ha a disposizione Gian Guido Alberto e non ha speso, ricordo, non facendo nessuna opera pubblica in questa città, nessuna opera pubblica in 5 anni di programmazione, che non c'è la programmazione, perché tu programmi il primo anno per realizzare all'ultimo anno, cioè al quinto, non che programmi il primo anno per realizzare fra 10 anni, ma veramente stiamo alle favole qua. Ora, il ragionamento è che cosa vogliamo fare noi? Accelerare questo, la ricostruzione pubblica, la ricostruzione privata. Ricordiamoci che abbiamo perso 3.000 residenti in questa città dal 2018, anno di insediamento di Gian Guido Alberto, al 2023, 3.000 residenti in meno per la mancata ricostruzione. Sono passati 5 anni di amministrazione. Non possiamo far finta di niente, non c'è un'opera sulle frazioni. Adesso si va sfalciando l'erba e fare i pezzetti di asfalto vicino alle case dei candidati. Ma stiamo scherzando, non mi fate fare i nomi. Siamo veramente alla follia, siamo alla follia. Si parla di feste e di sfalci di erba dopo 5 anni di amministrazione. Che cosa vogliamo fare noi? Riportare assolutamente un minimo di dignità, un minimo di ordine. Allora, riprendiamo in mano l'ufficio tecnico, facciamo in modo di mettere a terra questi fondi del PNRR, a terra. L'ordinanza 6 aveva dato 23 mesi di tempo per la realizzazione di quelle opere e non sono state realizzate. Ed era stata data una deroga speciale al codice degli appalti, cioè poteva dargli direttamente questi incarichi, neanche la gara doveva fare e neanche quella sono riusciti a fare. Non scherziamo, non prendiamo in giro la gente, non prendiamo in giro i cittadini, va raccontata la verità, va raccontata la verità. Nelle frazioni non è stata fatta un'opera pubblica che sia una, se non qualche campo di calcetto e i 2 mutui che abbiamo acceso per San Nicolò e Piano della Lenta. Va bene, ci sta, ma anche nell'indebitamento abbiamo fatto poco, perché noi abbiamo un indice di indebitamento ancora altissimo e questo significa in termini di bilancio che non abbiamo programmato, perché l'indebitamento può essere anche sano se poi rientrano delle economicità ed è per questo che noi ci candidiamo, per ridare slancio e vitalità a questa città una volta per tutte. Grazie, grazie a Giovanni Luzzi. Allora, l'appello elettorale di Pina Giammaricone, che rappresenta il Movimento 5 Stelle e la coalizione che appoggia Gian Guido D'Alberto. È stato detto pochi istanti fa che c'è stato uno spopolamento nella nostra città. E noi che abbiamo vissuto in questa città sappiamo il motivo dello spopolamento. Non è sicuramente il sindaco D'Alberto o l'amministrazione D'Alberto che ha provocato questo andare, questo migrare delle persone soprattutto verso le zone costiere, ma è stato il terremoto, una ricostruzione, e qui mi riferisco a quella pubblica che è ferma. È importante ricordare che l'ATER, esatto, l'ATER in tutti questi anni ha fatto partire 2 cantieri in pompa magna a Teramo e che nessuna famiglia è ancora rientrata nelle proprie abitazioni. Questo è anche un motivo per cui noi vogliamo, adesso lei mi ha detto di dire il perché del Movimento 5 Stelle di questa scelta.
c'è una situazione incresciosa a Teramo, che è quella degli sfollati che hanno avuto una casa provvisoria. Sono delle case che veramente, ora che la procura intervenga, perché hanno 10.000 problemi, ed è proprio in questa zona che ci sono tantissime famiglie che stanno ancora aspettando, a colle atterrato, che stanno ancora aspettando di tornare a casa, e la ricostruzione pubblica non si è vista per niente. Allora io dico, se Luzzi, se hai, esatto, un sistema per fare un progetto oggi e farlo partire domani, quando parliamo dei tempi di fermo, quando parliamo, bisogna pure tener conto, caro Luzzi, della situazione che abbiamo trovato cinque anni fa dopo il commissariamento. Le cose prima bisognava rimetterle a posto, e cioè non è che uno c'ha la bacchetta magica e le rimette a posto in un attimo. Quanto è stato fatto per rimettere a posto la Teramo Ambiente? Oppure scordiamoci le battaglie anche che sono state fatte per i parcheggi. Certamente tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, però abbiamo ridato alle famiglie che lavoravano con la Tercop, adesso finalmente hanno un futuro, sanno che hanno dei contratti sicuri che prima non avevano. È vero, bisogna fare tanto per i parcheggi. Conclusione. Perché bisogna considerare che ci sono i cittadini, i residenti di Teramo, che devono vedere delle migliorie in questa situazione. Certamente ci saranno. Beh, si possono migliorare le cose, ma sono state fatte. Grazie a Pina Ciammariconi. Chiude il giro e anche la trasmissione Paolo Brizzi di Futuro in appoggio al candidato sindaco Carlo Antonetti. L'appello elettorale, prego. Io nella mia vita le cose le ho pensate, le ho fatte, le ho portate avanti, e tutti i problemi derivanti li ho risolti. Questo sulle mie aziende, quindi ho mostrato nella mia vita, nell'esperienza professionale, la capacità di fare bene e di pensare sempre di poter fare meglio, aspirando ad altre destinazioni sulle attività. Quando si parla di amministrazione parliamo di una cosa molto seria, e per poterla affrontare in maniera seria bisogna mettere a disposizione delle competenze. Oltre alle competenze, come dicevo prima, va messa anche a disposizione una squadra, ognuno con il proprio ruolo, ognuno con il proprio campo d'azione. Questa città è ferma, è rimasta ferma negli ultimi anni, sono stati fatti tantissimi annunci e a questi annunci non è stato dato seguito su nessuna attività, iniziativa e opera. Questo modello di amministrazione è esattamente contrario al mio modo di pensare, e ho trovato nella candidatura di Carlo Antonetti e nei miei colleghi candidati nella lista di Futuro In una piena condivisione su questo modello. C'è tantissimo da fare su tanti campi. Questa amministrazione ha giocato il suo primo tempo, quindi i suoi primi cinque anni, e non possiamo pensare che nel secondo tempo, per il quale loro chiedono la conferma, possono andare più veloci di quanto lenti sono andati nel primo tempo. È il momento di cambiare con responsabilità, ve lo dice un candidato che si appresta a candidarsi per la prima volta e non ha nulla a che vedere con quanto fatto in passato, né con la giunta d'Alberto e né con le giunte precedenti. Il mio candidato sindaco è un candidato sindaco nuovo, anch'egli, oltre alla sua esperienza forense, non ha esperienza di amministrazione, quindi non può essere indicato come colpevole o vincitore di una qualsivoglia iniziativa, e per questo meritiamo la vostra fiducia. Abbiamo le competenze, abbiamo le migliori energie, ma metteremo in questa battaglia tutto noi stessi. Grazie mille. Grazie a voi. Ringrazio Pina Ciammariconi per aver partecipato, Paolo Brizzi, grazie e Giovanni Luzzi, grazie per aver partecipato a Controluce Speciale Elezioni Amministrative. Ci vedremo ancora con Controluce in questa formula, perché si voterà, ve lo ricordo, il 14 e 15 maggio, quindi abbiamo ancora qualche appuntamento da condividere insieme sulle elezioni. Grazie e buona serata, arrivederci.